Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è mercoledì 5 aprile, sono le 8:06 e questa mattina siamo in collegamento con Cosimo Massaro. Ciao Cosimo, come stai? Ciao caro Riccardo, io sto bene, grazie. Saluto te e tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento e che ci seguiranno in futuro. E Carina Michelin. Ciao Carina e grazie. Yes. Ciao Riccardo, buongiorno a te, buongiorno a Cosimi, buongiorno a tutti quanti. Ciao Carina. Questa mattina, ciao, buongiorno. Allora, iniziamo dalla notizia che è un po' quella della giornata, ovvero della situazione di Donald Trump. Iniziamo col video e poi vorrei capire da voi cosa sta accadendo. Cosimo, cosa possiamo dire? Allora, Riccardo, per chi conosce un po' la storia, nulla di nuovo sotto al sole. Io ho scritto ora un articolo in merito a questo, arresto di Trump, una democrazia al collasso. Se mi permetti, Riccardo, vorrei fare comunque partire un po' da lontano, cioè fare un accenno storico per capire che cosa sta accadendo oggi, se si conosce il passato, si conosce che comunque sono cose che sono sempre accadute, cioè la forza della verità contro la forza della menzogna. Cioè, ricordo che Socrate, che ce l'aveva e combatteva contro i sofisti, lui fu condannato perché si diceva che plagiava i giovani di Atene. Li plagiava come? Li plagiava perché li portava alla capacità di discernimento, al pensiero critico. Quindi lui riteneva che ci fosse una verità, che bisognava ricercarla. E i sofisti che utilizzavano la loro capacità oratoria, la loro capacità di dialettica, per portare e piegare quella verità in maniera utilitaristica ai loro scopi, che potevano essere anche politici. Quindi niente di nuovo, niente della stessa cosa accadde a Gesù Cristo quando Pilato disse: chi volete scegliere, Gesù o Barabba? Beh, il popolo è preventivamente plagiato e pagato dal Sinedrio, di cui poi Gesù Cristo condannò nei suoi peccati, scelse Barabba. Ora, cosa voglio dire con questo? Che nella democrazia attuale, questa falsa democrazia, che cosa sta accadendo? Che quel potere falsamente giudiziario, piegato alle logiche del potere, alle logiche dell'usurocrazia, alle logiche, del potere, che riesce ed è in grado di mettere uomini chiave nelle varie piramidi del potere, che ha uomini chiave pagati e magari anche ricattati e ricattabili,
cosa fanno? Portano avanti il loro potere attraverso queste logiche. E quindi come non pensare oggi che l'arresto di Trump, cioè la prima volta nella storia della democrazia americana dove viene arrestato un presidente, un ex presidente, mai accaduto, non sia un fatto funzionale al fatto che nel 2024 si andrà a nuove elezioni e Trump sta, come dire, all'apice dei futuri candidati, sta al di sopra anche di De Santis, un altro candidato molto importante del mondo repubblicano. Ecco, questo che è accaduto oggi, secondo me, è un fatto semplicemente funzionale a cercare di destabilizzare la sua candidatura. Solo che i democratici stanno, come dire, alle battute finali, non sanno più che cosa inventarsi. Cioè, dopo questo presidente che hanno piazzato, che è veramente una vergogna per la democrazia, cioè nel senso un burattino dove i burattinai lo gestiscono come meglio credono, dove tutte le malefatte impiegate, attuate, voglio dire anche con i suoi interessi economici che c'è in Ucraina, non solo per una gestione, voglio dire, di geopolitica internazionale, ma anche di interessi personali, vediamo che questo falso potere giudiziario è totalmente asservito. Quindi ritengo tutto ciò che è accaduto letteralmente funzionale a destabilizzare la candidatura di Donald Trump. E vado in conclusione, perdonami, cosa che avrebbe sicuramente portato un enorme vantaggio, anzi cosa che ha portato e secondo me porterà un enorme vantaggio alla sua futura candidatura. Allora, partendo dal presupposto che tutto questo gli sta accadendo perché ha fatto delle dichiarazioni un po' particolari, secondo me, una settimana fa, ovvero che con lui la guerra sarebbe terminata, diciamo, in poche ore, c'è da dire una cosa interessante e carina che ha dichiarato, a parte il fatto che vuole usare la fotosegnaletica come fotoprofilo di Facebook, però il mio unico crimine è quello di difendere l'America. Ed è vero in realtà. Allora, Riccardo, una cosa che gli americani hanno sovrastimato è stato il comunismo. Sappiamo benissimo che questo comunismo, no, il Partito Comunista Americano, non praticava il comunismo comune. No? Loro erano influenzati per fare questo sinistra soft, no? Per cercare di arrivare a questi oligarchi, per arrivare ai filosofi, ai professori dell'università, quindi conquistare tutta questa massa, no? Di intellettuale per cercare al loro scopo, al loro potere, no? Al loro obiettivo. E quindi questa cosa qua è stata sovrastimata per anni e anni per gli americani. E oggi noi che pensavamo, che noi, non noi pensavamo, ma poi anche gli americani, tante persone, pensavano che il comunismo fosse finito con la caduta del muro di Berlino. Dicevano che era un'utopia, che non esisteva più. Infatti si vede che è più forte di mai. Quindi l'influenza cinese in tutto il mondo è molto chiara. Vediamo che il debito americano appartiene alla Cina, no? Il debito del paese, di tutti i soldi che ha il paese. Quindi Biden c'è, gli accordi, nessuno parla del computer di Hunter Biden che è stato trovato, dove si vedeva lui che faceva gli accordi con la Burisma, con l'Ucraina, poi anche con la Russia, anche con i cinesi, che riceveva delle tangenti dei cinesi. Quindi qui è molto più grave quello che stiamo parlando, no? Quello che dice Trump, hai completamente ragione, quando lui dice che dobbiamo riprendere l'Occidente, dobbiamo riprendere gli Stati Uniti, perché è stato veramente inguaiato di questa politica, no? Di questo regime di potere geopolitico che oggi vediamo tutti noi compresi in questo gioco di scacco. Quindi l'America oggi ha una caduta veramente importante che riguarda a tutto l'Occidente.
Vedendo questa situazione qua di mettere un ex presidente, no, in carcere o essere incendiato è gravissimo, perché poi i crimini che stiamo parlando, se una persona normale, comune, no, che non avesse il nome Donald Trump, non sarebbe stato così con questo circo mediatico. Ovviamente lui possui la grande maggioranza, la stragrande maggioranza in America, perché il governo Biden non ne sta facendo assolutamente niente, solo la guerra, dove gli americani non sono neanche d'accordo. Quindi la inflazione è altissima, l'indice di disimpiego di lavoratori che non hanno impiego è altissimo, il problema della migrazione anche. Quindi l'America è in declino totale, e se non c'è l'America in questo momento è finita. L'Occidente viene con un nuovo blocco gestito da questo nuovo blocco dal BRICS, che è Brasile, Russia, India, Cina, che sono un blocco completamente autoritario e dittatoriale, che vengono a imporre le regole a tutti quanti, perché loro ormai hanno il potere economico anche nelle mani. Quindi è molto grave quello che sta succedendo, è molto più forte, l'obiettivo è molto più grande di quello che possiamo immaginare, perché è una guerra geopolitica che sta in corso, che sta in andamento. Quindi mentre noi siamo qua, gli occidenti, a parlare dell'agenda trans e di distruggere completamente il potere, no, dell'Occidente, degli uomini occidentale, abbiamo questo blocco che viene per mangiare praticamente tutto l'Occidente e distruggere tutto quello che abbiamo, che è la cultura, la famiglia e tutto ciò. Può essere definito la fine dell'Occidente, Cosimo, o ci sarà un colpo di coda? Io voglio fare alcuni chiarimenti in merito a questo, perché io lo sai bene, Riccardo. Il nostro vero Occidente lo rappresento sempre dalla filosofia greca, dal diritto romano e da 2000 anni di valori cristiani. Cioè, questo è il nostro vero Occidente. Quello che mi auguro e auspico che crolli sia quell'Occidente, tra virgolette, della moneta debito, cioè del potere che oggi si è manifestato in questi ultimi anni col dollaro e il petrodollaro. Certo, non auspico la caduta dell'Occidente, assolutamente da questo punto di vista culturale e tradizionale, la tradizione e la spinta dei popoli. Quindi, come dire, se devo, come dire, auspicare, tra virgolette, fare il tifo per il mondo del BRICS, sicuramente non lo faccio per la Cina, che è totalmente lontana dal mio mondo, okay? Che è stata anche utilizzata da quel globalismo funzionale a distruggere anche le economie interne dell'Occidente. E lo sappiamo bene, in 30 anni di globalizzazione è stata funzionale ed è stata fatta crescere apposta dai globalisti luciferini occidentali. Ora, però, identifichiamo che la Russia è tutt'altra cosa. La Russia ha le nostre stesse radici storico-culturali, la Russia è per una famiglia tradizionale. La Russia, ripeto, come cultura è molto vicina a noi ed è anche occidentale. E ricordo che storicamente, voglio dire, la Russia viene identificata anche come la Terza Roma, cioè il Sacro Romano Impero. Poi, da una parte, e l'Impero Romano d'Oriente, quando si divise, cioè lì ci stanno anche le radici. Oggi però non dobbiamo, come stava dicendo anche prima, giustamente, non notare il fatto che il declino dell'Occidente passa soprattutto attraverso quella guerra di geopolitica internazionale che si manifesta soprattutto, e ricordiamolo sempre, attraverso quella guerra monetaria, cioè la caduta del dollaro e del petrodollaro. E alla fine oramai, e alla fine. Quindi questo è un dato di fatto. O capiamo quanto prima, per non perdere il nostro, come dire, il nostro potere occidentale, le nostre tradizioni, la nostra storia, e ci infiliamo in queste crepe del sistema, abbattendo la moneta debito occidentale, ma ci infiliamo attraverso, come dire, una vera sovranità monetaria dei popoli occidentali, e quindi ci infiliamo in questa crepa per riprendere il potere, perché se no staremo, sì, effettivamente poi nelle mani di ulteriori poteri che prenderanno la loro forza attraverso questo vuoto. Quindi ecco perché dobbiamo lavorare, però in quel multipolarismo monetario dove anche noi,
come dire, lavoriamo con la nostra sovranità monetaria scambiando con gli altri popoli in un multipolarismo monetario, perché effettivamente il dollaro, il petrodollaro è finito. L'Arabia Saudita sta scambiando il suo petrolio con le altre valute, che siano il rublo o la moneta cinese. 40 paesi africani stavano lì, voglio dire, insieme a Xi Jinping, insieme a Putin, a, come dire, a mettersi d'accordo sugli scambi commerciali. Quindi noi dobbiamo approfittare di queste crepe, non per distruggere quell'Occidente che affonda le sue radici nella nostra storia e nella nostra tradizione, sicuramente per affossare, però, e continuare a affossare e dare quel colpo di grazia che sta, voglio dire, manifestando con questi ultimi colpi di coda il potere usuraio occidentale. Ecco, questo noi dobbiamo abbattere in Occidente. Però non dico che dobbiamo abbattere la nostra tradizione storico-culturale, anzi la dobbiamo alimentare e dobbiamo dare forza, però infilandoci nelle crepe di questo sistema. Cosa ne pensi di Vladimir Putin, Carina? Abbiamo questa notizia che dice che è completamente paranoico, isolato, non ha neanche il cellulare, insomma... è una paura patologica, lo definisce l'Occidente. Io non ci credo moltissimo. Allora, parlare di Vladimir Putin è sempre un... come ti posso dire? C'è sempre una polemica, no? Quando si parla di Putin, perché si è creato anche questa divisione anche nell'Occidente, perché c'è questa divisione di opinioni. Il regime in Russia è molto semplice, no? Perché loro vengono, Putin, tutto lo sanno, non è ex KGB, lui è sempre stato, non esiste ex KGB, no? Lui sarà sempre. E il comunismo in Russia è multifacettario, no? Si cambia, si transvesti, anche perché gli piace, per attingere, no? Per arrivare nella gente, loro devono cambiare i discorsi. E questo è stato, questa è la cosa che è successo nell'Occidente, no? Perché quando arriva Putin con un discorso nazionalista e conservatore, ha preso tantissime persone. Le persone dicevano: Putin è quello che ci può salvare, veramente, no? Il problema è che loro stanno tutti insieme in questo blocco con la Cina e la Russia, loro camminano insieme per questo piano di dominio mondiale, ma non parlo solo nella parte economica, che come Cosimo parlava benissimo, e è così che accade, no? Parlo nella parte anche culturale, perché loro arrivano proprio nella parte dell'anima dell'Occidente. Loro sanno benissimo come arrivare nell'anima occidentale, quindi loro arrivano con queste strategie, no, di minare, no, da dentro verso fuori tutto l'Occidente, attaccando anche la famiglia. Quindi sono tattiche tattiche comuniste che loro usano da sempre. Quindi quello che vediamo oggi accadere nell'Occidente è proprio questa confusione, che le persone pensano che stanno andando a un punto, no, noi stiamo qua, siamo con loro, ci salveranno, però la nostra identità e la nostra cultura è veramente in rischio, perché e questi regimi loro vogliono cambiare la cultura, no? Perché vedi com'è, quando le persone cominciano ad attaccare la famiglia, quando cominciano ad arrivare nella famiglia di tutti quanti, quando cominciano a cercare degli uomini di si trasformare in donne, questa agenda transgenere, tutte queste cose qua, sono tutte strategie di diventare sempre più fraco l'Occidente, sempre più fraco, mentre loro sono sempre più forti. L'esercito in Cina è gigantesco e loro sicuramente non c'è questa politica transgendere dove minano la famiglia. Lì sono allenati in un altro modo. Ti ripeto,
qui in Occidente, il TikTok, tutti qua vedono i TikTok, i balletti, quello che balla, quello che fa, no? di teatrino, mentre in Cina il TikTok è usato per i ragazzi, quelli che sono i più bravi in scienza, in filosofia, in politica, in tutto. Quindi hanno un modus operandi completamente diverso, è una dinastia questi paesi. Quindi e vengono mettendo questo piano di potere, perché, ripeto, il comunismo non è un'ideologia, è una strategia geopolitica, un piano di potere, di prendere il mondo e di mantenere tutti quanti sotto di loro, non sotto il controllo di loro. Abbiamo visto questo nella pandemia. Nella pandemia hanno tutti accettato. Partito della Cina, la Cina ci ha regalato il virus e la Russia ci ha regalato la guerra. Perfetto, quello il resto sono retoriche, perché noi dobbiamo vedere i fatti e non le parole. Le parole, ognuno ha la sua, ognuno ha la sua idea, però i fatti oggi ci raccontano un altro mondo, un mondo che sta arrivando, un mondo che sta venendo, no? E che la gente dell'Occidente diventa sempre più debole, sta sendo sempre di più minate per le teorie e per il piano, no? Oggettivi di questo nuovo mondo, di questo nuovo impero che si alza. Sono pienamente d'accordo e dobbiamo assolutamente reagire, Carina, perché noi europei siamo sempre schiacciati poi da queste forze e ne paghiamo il dazio sempre per primi, come con la campagna vaccinale, per esempio, perché l'OMS non molla assolutamente e prepara un via libera per un modello vaccinale permanente. Queste sono dichiarazioni che ha fatto ovviamente Ghebreyesus, però ovviamente stanno avendo conferme anche dall'Unione Europea e dall'OMS, giustamente. Cosimo, cosa ne pensi? Cosa rischiamo nel futuro prossimo? Allora, Riccardo, io voglio fare un'ulteriore precisazione su quanto detto prima e poi mi collegherò a questo. Allora, quando parliamo di Russia, io intendo affermare una cosa. La Russia di Putin non è la Russia del comunismo ateo che è nato dopo il 2017, di quel materialismo ateo. La prima cosa che ha fatto Putin è stata quella di raggruppare la forza del suo popolo a sé e ha rimesso la religione cristiana ortodossa religione di Stato. Quando parliamo di Russia oggi non possiamo parlare allo stesso modo di Cina. Tengo a precisare che Putin ha cercato in tanti anni, perché per lui è un collegamento unico, il collegamento con l'Europa, perché la Russia è Europa da un punto di vista storico-culturale. Ha fatto in tutti i modi di abbracciarsi all'Europa. I collegamenti anche del gas erano fatti verso l'Europa, non erano stati costruiti verso la Cina. Purtroppo il fatto di mettersi in braccio alla Cina è stata un'alleanza, a parer mio, strategica. La colpa è dell'Occidente luciferino che sta compiendo tutto quello che sta compiendo a costringere poi Putin a mettersi in braccio alla Cina. Da questo punto di vista, che cosa accade? Che tutto quel mondo che ha utilizzato anche la Cina dopo la globalizzazione è stato costruito qui in Occidente, in quel falso Occidente, non quello della tradizione, quello che nasce con la banca in Inghilterra nel 1694 della moneta debito, che attraverso tutte le sue istituzioni, non per ultima quelle che abbiamo conosciuto in questi anni, voglio dire, dalla Fabian Society al Club dei 300, al Bilderberg, alla Trilateral, sono tutte associazioni sovranazionali nate in Occidente, che hanno imposto quella visione del mondo luciferina e anche che comprende il transumanesimo, il postumanesimo e il genderismo, che nasce qui con questa falsa cultura occidentale, falsamente occidentale, non tradizionale, che ha costruito questo mondo. Quando è caduto il muro di Berlino, in effetti il comunismo non è finito, è venuto da questa parte, è venuto in Europa ed è andato anche, voglio dire, negli Stati Uniti d'America. Tutto quel mondo che mira al controllo globale dei popoli ha quel mondo, cioè voglio dire, comunista sicuramente. Il grande reset mira a costruire un piano totalmente comunista a livello sociale,
quindi il reddito di cittadinanza, tutte quelle cose che stanno pubblicizzando, è un'elite globale che mira ad avere tutte le ricchezze del mondo. Ecco, questa cosa la dobbiamo vedere in maniera di geopolitica, ma questo fatto non mira a far scomparire e dire tutto è stato pianificato. Il male e il bene, comunque sia, operano sul pianeta, operano sulla creazione, indistintamente dagli uomini che ne fanno parte delle varie schiere. E quindi ti trovi un papa oggi che non è un vero papa, dove il male sta operando anche attraverso il Vaticano, e magari ti trovi uomini che, pur venendo dal KGB, stanno facendo cose positive. A parer mio, Putin sta combattendo contro questo globalismo anche genderista. Poi voglio dire, come ha fatto anche Trump in un certo periodo, quando è arrivato lui, ha fatto finire le guerre. Ora mi ricollego e vado in conclusione. La questione pandemica non è certo finita, ma sta nei piani anche dell'Unione Europea. Quando loro hanno detto nella Commissione Europea, io scrissi un articolo, quando dissero noi dobbiamo portare il sistema delle cure solamente attraverso i vaccini. È pianificato in Occidente questa cosa qui, e non certo è stata spinta, voglio dire, dalla Russia, di Putin, questo modus operandi. Quindi questo discorso delle pandemie non è finito, è stato scritto anche nelle guerre pandemiche del nuovo secolo americano, che le guerre sarebbero state portate avanti con la guerra batteriologica, lo sappiamo da anni, lo disse anche Giulietto Chiesa, lo denunciò. Quindi queste cose non possiamo abbassare la guardia e dire è finito il periodo Covid, stiamo tranquilli, non accadrà più niente. No, le hanno pianificate e continueranno a pianificarle. Sta a noi riuscire a capire con la capacità di discernimento dove sta la verità e dove sta la menzogna. E la verità e la menzogna stanno quanto da una parte quanto dall'altra, quanto anche nella destra e nella sinistra del nostro paese e quanto anche nelle istituzioni religiose. Quindi il bene e il male, la verità e la menzogna operano indistintamente. Poi, in virtù di tutto questo, dobbiamo comunque capire e prendere le nostre decisioni. Beh, carina, ci hanno indebolito finanziariamente, spiritualmente e anche fisicamente. Che risposte ti dai a questo accanimento vaccinale che c'è da questa parte del mondo? Ah, questo è un piano macabro, no? Macabro. Però io volevo solo tornare indietro una cosa che forse voglio precisare. Il BRICS, Cosmo, è un strumento della famosa Operation della Solidarietà di Shanghai. E lui nasce come Pacto della Solidarietà di Shanghai, che è un progetto della ritomata, no? Della ripresa delle aree che erano dell'Impero Sovietico. Quindi mi chiudo qua, quello che voglio precisare, non i parentesi che voglio precisare. Perché nasce il BRICS? Perché nasce anche il Foro di San Paolo, che molte persone anche in Europa non sa manco cosa significa il Foro di San Paolo, che nasce anche nell'America Latina, con Lula e con Fidel Castro, e c'è tutto, e sono tutti collegati. Quindi però questa è una cosa, è un ragionamento che devo fare di una forma molto precisa, e ci vuole molto più tempo e non voglio buttare lì, perché ovviamente le persone che non capiscono di queste cose è difficile di collegare, sembra che sto parlando delle cose che non lo so, però c'è molte cose coinvolte in tutto questo progetto di dominazione mondiale insieme all'America Latina, che molte poche persone anche in Europa capiscono veramente cosa significa l'America Latina, che è un mondo a parte. Però chiudendo qua questa parentesi, poi vediamo se riusciamo a tornare su questo argomento di una forma molto più complessa e più profonda. Per quanto riguarda la questione vaccinale è anche un strumento completamente di dominio e potere, dove le persone hanno fatto il terrore di far vaccinare. Può parlare di vaccino qua in tuo canale? Perché nel mio no, perché Riccardo, io non so se posso parlare apertamente, perché io nel mio canale in Brasile, per esempio,
cade la diretta, si parla di questo argomento. Qui Ma va guarda, bene. ormai ne possiamo parlare, carina. Fino a un anno fa ci cancellavamo la puntata, adesso dogana. Ah, ok, perché in Brasile, per esempio, io non posso parlare di questo, hai capito? Perché la gente forse non capisce quello che sta succedendo nell'America Latina. È Sì. molto facile vedere qua le situazioni qua dall'Europa, chi non vi attaccano certe realtà. La realtà è diversa. Per esempio, io sono una giornalista in Brasile e oggi tutti dicono che il Brasile sotto il governo Lula è un paese completamente democratico, dove non lo è. Perché oggi noi abbiamo preso, si dice così, no? Delle persone che sono in carcere politico, capito? Quindi io ho delle amici miei giornaliste che sono esilati politici, che non possono parlare in Brasile perché sennò rispondono al processo e vanno in carcere. Punto. Questa è la realtà del Brasile oggi che sto cercando di raccontare anche agli europei. Perché la gente non riesce a capire la realtà di quello che sta accadendo nell'America Latina, insieme in Brasile, Colombia, Venezuela, Nicaragua. Nicaragua, per esempio, il governo di Nicaragua hanno proibito le manifestazioni cristiane. Non c'è la Settimana Santa in Nicaragua. Stanno perseguitando tutti gli arcivescovi, tutta la Chiesa Cattolica, tutti i preti. Capisci? Quindi Ortega sta facendo questa persecuzione quando questi governi che parlano, ah, ma la dittatura non esiste, non è la dittatura nel modo così, come ti posso dire, stiamo vivendo un momento di autoritarismo, di controllo totale. Nicaragua, sì, esiste una dittatura, come esiste una dittatura in Cuba, come esiste una dittatura in Venezuela, come esiste una dittatura in questi paesi del Sud America. Allora, perché queste persone delle Sud America, per esempio, scappano per i paesi come gli Stati Uniti, no? Perché cercano di scappare? Perché lì cercano di provare una nuova vita, una nuova opportunità dove loro non hanno più. Oggi Argentina, per esempio, ha una inflazione di 102,3% all'anno. Quindi va a fare accordi col Brasile, perché Lula ha detto che adesso farà di nuovo in modo che finanzierà questi paesi amici, no? Che sono falliti, che sono tutti amici comunisti, socialisti, per finanziare loro con i soldi di chi? Dei lavoratori brasiliani, tramite questa banca del BNDES, che è la Banca Nazionale di Sviluppo, dove chi paga è il popolo. Il popolo finanzia le dittature Hanno vinto i comuniste mondiali, senza carina. sapere. Hanno vinto i mondiali, gli argentini sono a posto, no? Perché sai che Come? lì hanno vinto i mondiali di calcio, sono a posto. Da una parte ti tolgono, dall'altra ti danno, di solito. Ovviamente è una coincidenza, non abbiamo nulla, No, è un però gioco non che poi non chiude, c'è è un gioco che il conto non chiude alla fine del mese. Cioè, tipo, le persone lavorano 8 mesi all'anno per avere due, hai capito? Quindi è una cosa che stiamo vedendo che sta accadendo sempre di più. Quindi è una situazione da allarmante, che poi qua in Europa i problemi sono diversi, né? Perché qui abbiamo il problema della migrazione, abbiamo il problema dell'impiego, dei lavoratori, quindi anche qua una inflazione che comincia a fare problemi, quindi sono realtà diverse, però alla fine è sempre lo stesso gioco, no? È sempre lo stesso gioco di potere, che sono sempre le stesse persone che sono coinvolte nel mondo. Quindi Lula, Papa Bergoglio, capito? Sono tutti collegati. Vede la dichiarazione che ha fatto Papa Bergoglio dicendo che Lula è innocente, che Dilma Rousseff, no, che è l'ex presidente, è una santa. Cioè, ma fa delle di notizie, di dichiarazioni imbarazzante, perché non è la verità. Stanno raccontando le bugie, le menzogne a decenni a tutti quanti. E quando uno viene a raccontare la verità, questo è pazzo, no? Questo non sa cosa dice, questo non sa così. Però questa è la situazione attuale del mondo, dove prendono la verità e trasformano in menzogna, e la menzogna trasforma in verità. Questa è l'inversione di valore che stiamo vivendo oggi nell'Occidente. Questa è la guerra delle informazioni e la guerra culturale. Tutto qua. Passiamo all'ultimo argomento della giornata. Fammi
vi mostro questo articolo di Libero e parliamo delle elezioni in Friuli. In collegamento qui sotto abbiamo anche Ugo Rossi, che è stato uno dei candidati. Leggiamo il titolo e qui, carina, ci ricolleghiamo un po' a quello che dicevi. Che ridere, altro che Schlein, PD sotto di 35 punti in Friuli, ristravince il centrodestra. Allora, partendo dal presupposto, e qui darei collegamento anche a Ugo Rossi. Ciao Ugo, benvenuto, come stai? Buongiorno, buongiorno Cosimo, buongiorno Carina. Buongiorno. Dai, siamo qua ancora in attesa dell'ufficializzazione di questi dati perché per 90 voti non entriamo con due consiglieri regionali in Friuli Venezia Giulia. Allora, praticamente Giorgia Tripoli, che è stata diciamo il presidente di questa coalizione, entrerà, però voi come alleati, No, insieme Libero. Giorgia Tripoli. Per entrare in Friuli Venezia Giulia c'è una legge particolare, diciamo un porcellum Friuli Venezia Giulia, in cui la candidata presidente che arriva terza, o il candidato presidente che arriva terzo o quarto, non entrano, entrano i primi due, cioè entra il primo, il vincitore, il secondo arrivato, e poi in più la lista deve superare il 4%. Noi come, cioè, come candidata presidente abbiamo ottenuto il 4,70% dei voti. Mentre come lista abbiamo ottenuto il 3,98 per adesso, ma i dati ancora non sono ufficiali, e quindi per lo 0,02, cioè 90 voti, non abbiamo raggiunto la soglia di sbarramento. Entreranno davanti a noi magari la sinistra italiana e Verdi e i 5 Stelle che hanno preso la metà dei nostri voti perché sono in coalizione col centro-sinistra. Ecco, questa è la situazione. Purtroppo, diciamo, le hanno provate tutte per metterci fuori gioco, già aver raggiunto comunque le 5.000 firme per poterci presentare è stata veramente un'impresa perché poi hanno anticipato di un mese le elezioni che devono esserci a maggio per fare in modo che una modifica statutaria non entrasse in vigore, che era quella che permetteva agli avvocati di autenticare le firme. Quindi abbiamo dovuto fare tutto come consiglieri comunali, ne avevamo circa un 6-7 a disposizione. E la circoscrizione di Tolmezzo, che era quella più piccola, ma che sarebbe stata determinante in questa situazione, non siamo riusciti a raccogliere le firme, anche perché poi ci hanno boicottato in tutti i modi in quella zona montana. E adesso siamo qua sul filo del rasoio per essere dentro o fuori. Purtroppo, questa è la situazione. Magari tenteremo dei È ricorsi per. stata anche un po' di polemica, Ugo, o sbaglio? Ho visto un video che girava ieri di Luca Teodori, abbastanza arrabbiato di quello che è accaduto. Sì, perché cioè, tutti che hanno gridato comunque all'Unione, l'Unione e le ultime politiche, abbiamo lavorato per 4 mesi, da ottobre fino all'inizio gennaio, per cercare questa unità territoriale che è arrivata dal basso. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo messo da parte tutti i simboli, ne abbiamo creato uno nuovo, abbiamo creato un nuovo gruppo, come diciamo realtà alternative antisistema. E dopodiché abbiamo raccolto un altro mese le firme, poi c'è stata la campagna elettorale, ma diciamo, poi i vari personaggi nazionali o anche i canali alternativi, a parte pochi, tra cui sì, voi, 100 giorni da Leone, 9MQ, non ci hanno dato nessuna visibilità, cioè nessuno sapeva delle elezioni in Friuli Venezia Giulia e purtroppo non siamo riusciti a raggiungere quelle persone che comunque c'erano, quelle 40.000 persone che ci hanno votato alle politiche e soprattutto quelle che non ci hanno votato perché eravamo divisi. Quindi purtroppo non abbiamo avuto spa tanto spazio, soprattutto dai canali amici, dai tanti YouTuber e tanti personaggi nazionali, dagli stessi anche partiti. Pensate che io addirittura una procedura di espulsione da parte dei Tribù per aver fatto diciamo per aver promosso questa realtà territoriale, o ad esempio, diciamo anche da parte di Paragone, sì, non c'è stata grande visibilità a questo progetto se non te il tentativo di metterci il cappello agli ultimi 2 giorni. Ecco, questa è la situazione. Quindi c'è stato un boicottamento proprio sia dai vertici dei gruppi che hanno creato questa unione territoriale e poi anche da tanti canali alternativi di informazione. Cioè abbiamo avuto più visibilità dai canali del sistema che diciamo, dai canali amici. Quindi
non siamo riusciti, cioè stiamo qua ad attendere veramente i dati ufficiali per poter entrare, quando invece avremmo potuto dare un forte segnale non soltanto alla nostra regione, ma a tutta l'Italia, a tutto il mondo, ecco. Cosimo. Guarda, io, Riccardo, cerco di vedere sempre il lato positivo. Comunque si è fatto un buon lavoro di unione e non bisogna buttarlo giù. Poi nel momento in cui comunque si va e si decide di partecipare alle elezioni, l'ho detto anche altre volte nel tuo canale, si sta andando a combattere sul territorio del nemico. Quindi è inutile poi piangersi addosso, nel senso che si sta giocando con le regole del sistema. Se si va, bisogna saperlo. E le giuste critiche che vanno fatte per migliorare, per raggiungere quell'obiettivo che si era prefissato, che poi per pochi 90 voti non si è raggiunto, veramente è un rammarico, però bisogna farlo, magari per dire, cioè bisognava dare più supporto, quello sì, sicuramente. Poi alcuni che fanno parte di questo, diciamo, dell'antisistema, come si professano, hanno remato pure contro, questo è vero, e lo sappiamo pure. Quindi, come dire, ho detto sempre, stanno cadendo ulteriori maschere. Quindi sono fondamentalmente d'accordo con le critiche, ho visto anche io il video che ha fatto Teodori, e quindi sono in linea con il suo pensiero da questo punto di vista, ma questo non deve scoraggiare a come dover ha fatto continuare. Federica a prendere tutti quei voti, partendo dal presupposto che ha votato il 40% dei friulani, quindi il suo 60 e passa per cento è nettamente inferiore, calcolato ovviamente in punti percentuali, però dopo tutto quello che ha dichiarato, cioè è stato, penso, con Zaia tra i Guarda, presidenti. Riccardo, è l'effetto Schlein, cioè un effetto positivo nei confronti di quella destra che ancora molte persone si pensano che possa essere la soluzione. Poi in effetti poi abbiamo visto anche la Meloni che sta seguendo l'agenda Draghi. Quindi allora dobbiamo uscire da questi schemi, come dobbiamo uscire anche da quegli schemi su cui stavamo ragionando prima. Voglio portare anche in conclusione, prima che finisca puntata, un altro pensiero. Cioè, noi dobbiamo consapevolizzare che quel comunismo ateo e il neoliberismo della moneta debito sono le facce diverse di una stessa medaglia, ok? Da una parte ti hanno tolto la proprietà e ti hanno dato quel mangime come polli nella stia, parlando del comunismo. Dall'altra parte ci hanno dato una falsa libertà dove tutto ciò che realizzi viene comunque sia espropriato dalla moneta debito e dal debito continuo, quindi il neoliberismo e la moneta debito. Noi dobbiamo andare oltre questi due steccati, ok? Noi dobbiamo ritornare a una sovranità integrale che sia realmente dei popoli. Ci stanno persone che all'interno poi di tanti schieramenti hanno lavorato per la libertà e la verità dei popoli, e tante volte anche chi stava dalla loro parte, massoni, faccio l'esempio di Abraham Lincoln, il sistema stesso te l'ha ammazzato quando emise il Greenback, per dire, una moneta libera da debito. Cioè, quindi il male e il bene lavorano soprattutto nei cuori di ognuno di noi, indistintamente. Se non stiamo attenti, anche noi, magari pur stando in buona fede, magari scegliendo attraverso un plagio, perché magari plagiati e non riuscendo a vedere la verità, possiamo asservire le forze del male. Quindi dobbiamo quotidianamente analizzarci secondo per secondo, ok? È fondamentale questo. E mi va di citare nuovamente Gesù Cristo quando disse a Pietro: vade retro Satana, quando lo stava distogliendo, perché stiamo nella Settimana Santa e mi va di citarlo. Quando gli disse no, non andare a Gerusalemme, perché andare incontro alla morte, perché sapeva che avrebbe dovuto passare la passione, la violenza che avrebbe subito, andare contro la morte e poi la sua rinascita, no? La sua resurrezione. In quel momento gli ha detto a Pietro: vade retro Satana, perché in quel momento Satana stava parlando attraverso di Pietro, e non era Pietro che parlava, era Satana che parlava. E l'ha riconosciuto. Quindi attraverso a volte anche una parvenza di bene il male si manifesta, come disse Soloviev quando disse che l'anticristo si sarebbe presentato come l'ambientalista, l'umanitarista,
cioè l'aveva scritto nel 1890, aveva anticipato il grande reset, la rivoluzione, la quarta rivoluzione industriale, l'ambientalismo, aveva 100 anni prima l'aveva anticipato. Ecco, quindi riconoscere che anche spesso attraverso quel falso bene il male si manifesta. Dobbiamo stare sempre molto attenti. Carina, sicuramente il male ha lavorato moltissimo da questa parte della barricata e anche all'interno di alcuni nuovi partiti politici che sono nati. Che idea ti sei fatto tu? Prima di tutto dobbiamo vedere, anche se le elezioni in tutto il mondo si stanno svolgendo in modo legale, regolare, no? Perché in Brasile abbiamo visto che no, l'elezione non è stata svolta in un modo giusto, no? Ci sono ancora dei dubbi elettorali, abbiamo visto anche in America, e tutto quello che succede in America si ripete anche in Brasile, è quello che stiamo vedendo già da un paio d'anni, che sta accadendo. Quindi con il broglio elettorale di Donald Trump, no, che è successo lì a 2018, si è ripetuto anche in Brasile con Bolsonaro quest'anno, l'anno di 2022. Quindi la gente non crede più nei voti, quello è il problema, per quello che la gente, dico per Sud America, ok, per l'America, qui non lo so se la gente crede nel voto, poi penso che il voto qua è diverso, perché il voto in America e in Brasile, per esempio, sono voto elettronico, sono dominio machine, quindi sono voti che si perdono, non c'è più come tu controllare il tuo voto. Il voto tu digita il numero e poi tu non hai manco un comprovante, un qualcosa che ti fa vedere che tu hai votato in quello candidato lì. Quindi abbiamo anche questo problema qua. Perciò la gente non crede più nei voti, no? E con questa ultima elezione di Bolsonaro ancora peggio, perché ci sono tantissime evidenze, ci sono state fatte anche delle auditorie, no, su queste urne, famose urne elettroniche, dove c'erano tutte le evidenze che si vedeva che c'era un dubbio lì su questi voti, che nessuno, la Suprema Corte brasiliana ha proibito tutti di parlare su questo argomento. Quindi qualsiasi video che facevamo di servizi giornalisti che mettevamo su YouTube, per esempio, questionando questo voto, davanti alle prove, alle evidenze, eravamo censurati, ci sono delle persone che sono state incluse in questo processo che si chiama PL, processo della fake news, che la Suprema Corte brasiliana ha creato, dove mettono tutte le informazioni che sono contro il loro linguaggio unisono, la loro narrazione unisono, mettono tutte queste persone dentro di questo progetto estremo, di questo processo estremamente sigillato, segretato, che nessuno sa cosa c'è dentro, e queste persone stanno rispondendo a processo, che non c'è, sono stati messi in carcere l'8 gennaio, che è la stessa cosa che è successo anche negli Stati Uniti, del Capitol Hill, no? Dell'invasione del Capitolio. Anche in Brasile si è ripetuta questa storia del Capitol Hill, hanno messo dentro, no, delle persone infiltrate per rompere tutto il Palazzo del Planalto, hanno messo la colpa sui patriota, sulle persone che stavano lì a protestare pacificamente e legittimamente. Quindi più di 2.000 persone sono state messe in carcere ingiustamente. Questa è la realtà del Brasile, e ancora sono in carcere quasi 1.000 persone. Ho degli amici che sono in carcere senza sapere cosa succederà con loro domani o dopodomani. Sono stati dimenticati in carcere, nel carcere. Quindi questa è la realtà del Brasile oggi. Se oggi questioniamo le elezioni, quello che venne fatto, il potere, quindi è così. Questo è il che il popolo sta subendo in questo momento in Brasile, al governo Lula, perché con Bolsonaro loro hanno detto di tutto e di più di Bolsonaro. Hanno detto che lui era un genocida, che lui non aveva portato il vaccino in Brasile, quando era una bugia, perché Bolsonaro ha portato il vaccino a chi voleva, perché lui ha detto: io sono contro l'obbligatorietà del vaccino. Io sono una persona che darò la libertà alle persone di scelte. Quindi
La libertà di scelta nessuno ha avuto, hanno avuto solamente l'obbligo vaccinale. In più hanno detto che Bolsonaro è stato un genocida perché non ha portato il vaccino, quando lui aveva portato il vaccino molto prima di proprio l'Unione Europea. Ok? Quindi ci sono un sacco di menzogne in mezzo a queste cose che si sono poi riprodotte mondo afuora, quindi in Europa, in America. Hanno fatto un copia e incolla delle informazioni completamente. Che non era basata nella realtà dei fatti, e nessuno ha voluto sapere qual era la realtà dei fatti, anche perché le voci si sono sparse, no? La grande media ha parlato questo, come fai poi a smentire certe cose che tutta la gente ripete quotidianamente? Quindi è questa la realtà nostra, quindi il voto oggi, vedi, qualsiasi persona che va contro il sistema, che va contro i regimi, è messa fuori, cioè è un modo completamente, un modus operandi molto Guarda, conosciuto. che noi li abbiamo messi fuori da tante dinamiche mentali, No! psicologiche, perché una volta che perdono la fiducia, poi la perdono per sempre, sai, Crina. Ugo, so che hai qualcosa da dire perché ti vedo. No, proprio per questo, cioè, noi, è importante, anch'io personalmente da anni che mi batto per riprenderci in mano ciò che è nostro, cioè questa oligarchia finanziaria che dalle Nazioni Unite fino ad arrivare anche al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e ai comuni hanno in mano i burattini della politica e ci impongono queste restrizioni. Abbiamo visto anche astenendosi, poi governa comunque Fedriga che è uno dei primi promotori di tutti gli obblighi. Gli stati, diciamo, dittatoriali che abbiamo vissuto in questi anni. Per questo è fondamentale ritornare alla partecipazione popolare, riprenderci in mano ciò che è nostro, le istituzioni. Io addirittura l'ho subito anche sulla mia pelle con arresti, mi hanno distrutto una macchina, mi hanno pestato per aver difeso le nostre libertà. E oggi, ad esempio, abbiamo un consiglio comunale a Trieste proprio sul discorso dei cambiamenti climatici. Mi impegnerò per smascherare questa ennesima falsa mirata dal regime per imporci nuove restrizioni. Quindi è fondamentale avere una voce e anche una voce d'opposizione dentro le istituzioni dà fastidio al sistema. Noi avevamo un'occasione importante qua in Friuli Venezia Giulia e purtroppo il fuoco amico c'è stato veramente avverso. Mi ricordo anche che addirittura c'è chi ha tentato, come Rizzo Toscano, quando ormai eravamo già particolare raccolta firme, a presentare una seconda lista. Non sono riusciti a raggiungere quell'obiettivo, altrimenti in Friuli Venezia Giulia avremmo avuto anche una seconda lista, perché qua si fa gara a chi diventa, no, il protagonista. No? Abbiamo invitato tutti a essere intorno a un tavolo 6 mesi fa. Chi non è venuto non è che dopo 5-6 mesi presenta un'altra lista. Non ce l'hanno fatta e nonostante tutto hanno dopo attaccato tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, insieme Liberi e la Tripoli. Quindi, veramente, se continuiamo in questa direzione, al posto di non metterci un attimo tutti intorno a un tavolo, da parte l'astio e unirci come popolo dal basso, non andiamo da nessuna parte. E promuovendo l'astensionismo, perché poi è da anni che tutti combattiamo contro questo sistema, ma dobbiamo in qualche modo studiare anche noi dei piani nel medio e lungo periodo per riprenderci. Per questi pianificano l'agenda 2030 e noi cosa facciamo? Ci muoviamo sempre all'ultimo? Dobbiamo in qualche modo farci anche una domanda. Ci sono stati tanti errori, comunque, Sì. perché comunque gli italiani, tanti asco nostri ascoltatori, tanti leoni, tante leonesse, insomma, si aspettavano molto di più. Una proposta politica un po' diversa. Purtroppo, sai, stiamo facendo un passaggio comunque di trasformazione e fa parte anche questo. Poi la divisione interna, la lotta intestina, le nemicizie. E il protagonista Scusate, però queste nemicizie. fanno parte di un vecchio sistema che stiamo provando a cambiare, però purtroppo capiamo perfettamente che ce lo portiamo dietro come uno zainetto pesante. Dobbiamo capire che dobbiamo lavorare su tutti i livelli, anche quello istituzionale, perché altrimenti questi continuano a fare delle leggi in cui arrestano le persone perché dicono che fanno fake news, come fanno in altri paesi del mondo, o come abbiamo subito in questi anni delle agende politiche vaccinali e obblighi di Green Pass che vogliono portarci a quel mondo, assoluto, in cui c'è il controllo assoluto come in Cina. Quindi in qualche modo bisogna metterci intorno a un tavolo e vedere come affrontare quello che sta avvenendo, altrimenti subiamo e basta e
e magari diciamo che astenendosi si cambia il sistema, ma non mi sembra che sta portando a qualche risultato. Ma il sistema, non pensare che il sistema sia contento che ci sia questa grande astensione. Tu pensa che il primo giorno in Friuli il 29% è andato a votare. Abbiamo visto anche in altre regioni cosa è successo. Non pensare che il sistema sia contento, perché comunque propongono loro la destra e la sinistra. Velocissimamente, prima Cosimo, poi Carina, poi andiamo in chiusura. Allora, Riccardo, ripeto, lo ribadisco sempre, magari per chi mi ascolta sembrerò pure anche noioso, non possiamo pensare di vincere in nessun modo se non ripartiamo dalle nostre radici storico-culturali e se non ripartiamo da quella riformulazione del sistema umano e spirituale. Noi abbiamo tanti problemi che hanno alla base questo, che poi ce li rimettiamo, ce li riportiamo nella guerra sul mondo materiale. Quindi non potremo avere niente di più di quello che ciò che abbiamo. Quindi noi dobbiamo imparare dalle nostre sconfitte. L'avversario è colui che mette a nudo le nostre debolezze. Se noi continuiamo su questa strada, continueremo a perdere. Continueremo a perdere. Noi stiamo sposando, la maggior parte della massa sta sposando la visione del mondo voluta dai luciferini. Questo è. Noi non siamo in grado di imporre una nostra visione, nemmeno fra di noi, una visione del mondo. E la visione del mondo la puoi avere se sai da dove vieni, dove stai e dove vuoi andare. Se noi abbiamo tagliato le nostre radici storico-culturali, ripeto, puoi essere anche ateo, ma non ti riconosci da dove vieni, non andrai da nessuna parte, perché sei con una benda agli occhi, non potremo andare da nessuna parte. O ripartiamo da quello che siamo, da dove veniamo, per capire dove stiamo e avere una visione del futuro. Purtroppo non abbiamo questa visione e lì siamo sempre totalmente divisi nei nostri ego, nelle nostre... Questi signori, anche se loro sono divisi e stanno le varie piramidi che si fanno la guerra a livello di geopolitica internazionale, ed è vero, se la fanno la guerra, ma l'apice al di sopra è unito dagli stessi interessi. Fanno quelle battaglie al di sotto, ma quando ti alzi sopra l'interesse è sempre quello. L'elite contro i popoli, l'elite contro le forze del male, contro le forze poi del bene pure. Ok? Lavorano uniti per portare la loro vittoria su questo piano terreno. Mi dispiace, se non comprenderemo questo saremo sempre destinati a perdere e ognuno di noi si farà la propria battaglia personale. E non abbiamo più scuse, in effetti. E non abbiamo più scuse. Gli elementi sono tutti qui davanti a noi. Carina? Sì, è il valore, no? Le persone, l'Occidente sta perdendo i valori della morale, etico, quindi della famiglia, no? È importantissimo che questo si mantenga vivo dentro di casa, no? Con i nostri figli, perché vedendo i figli che vanno alla scuola a essere dottrinati a quella ideologia di questa generazione woke, no? Che le persone non hanno più, i genitori non hanno più il potere sui figli. No, vogliono che i figli appartengano allo Stato, vogliono che cambiare tutta la mentalità, fare un lavaggio del cervello e rimodificare tutta la società e l'umanità tramite i ragazzi. Questa è la verità che stiamo affrontando nel mondo d'oggi. Quindi noi, lì dobbiamo intervenire in questa educazione, in questa parte, in questa guerra culturale che stanno imponendo alla nostra società e nel mondo. Quindi dal momento in cui i valori sono distrutti, dal momento in cui i nostri figli sono presi d'assalto dall'Stato, dove loro hanno e decidono il futuro loro, decidono dare loro il potere di scegliere la loro sessualità, di mettere in dubbio la loro sessualità, perché per me è diverso. Quindi lì sono un attacco diretto, frontale, alla famiglia e alla base dell'Occidente, no? Che è la base morale, che è la base dal quale noi abbiamo bisogno per far andare avanti questa società, che sia almeno consapevoli di tutto ciò che dobbiamo ancora conquistare. Quindi manca l'organizzazione,
situazioni e queste cose devono essere fatte del basso verso l'alto, perché sappiamo benissimo che le eliti, come dice Cosimi, loro hanno degli interessi diversi, vogliono minare la società, vogliono distruggere gli esseri umani e quindi questo è quello che stiamo vivendo nei giorni d'oggi. Quindi questa è la realtà. Allora, le persone devono organizzare tramite le comunità, da sotto, no? Vedere tutte, parlare uno con il vicino di casa, cercare di capire quello che stanno pensando, non essere più influenzato dalla grande media che ti portano delle notizie e delle suggestioni che sono tendenziose per far cambiare la tua vita e della tua famiglia, dicendo che quello è normale, che quello va bene, che va di moda, che va tutto bene così, quando non lo è. Non lo è, perché loro cercano, è come la sigaretta, no, tu non fumi più fuori perché non puoi fumare, questo influisce nella tua libertà, dal momento in cui tu accetti queste cose, quindi siamo finiti, perché lì siamo completamente condizionati a questi poteri senza sapere, inconsapevolmente, quindi la gente è di forma che si distrae, no? Si sta distratta sempre nel mondo con altre cose, con un grande fratello, perché la massa si distrae con altre cose. Con Netflix e tutte queste cose qua, con queste generazioni che si uniscono per salvare il medio ambiente, però vanno lì nella fontana in Piazza Spagna e buttano il carbone nell'acqua. Quindi è una contraddizione di loro stessi. Di qui noi abbiamo dobbiamo fare un fermo, no? Fermare tutto e dire non possiamo più permettere di andare così in questa direzione. E quindi la parte importante di questa situazione sono le famiglie. Le famiglie ha un potere enorme. La famiglia deve essere il centro di questo cambiamento. Senza la famiglia non andiamo da nessuna parte. Quello è il fatto che stiamo affrontando nei giorni d'oggi. È la rottura della famiglia, è la rottura dell'essere umano, distruggendo la immagine femminile, distruggendo la immagine maschile. Quello che è maschio non può essere maschio, può essere femmina, può essere quello che vuole. Quella che è donna non va bene perché è donna, sono madre, sono tutto. Cioè, sono discorsi completamente allucinanti per rovinare la base dell'essere umano. Solo questo. Allora, se noi non ci rendiamo conto di questa guerra che stiamo affrontando, che è culturale, e non miniamo questa guerra, non eliminiamo da subito, cominciando a bloccare i nostri figli a questo tipo di condotta, perché guarda, non è che ciò, Riccardo, dovevamo parlare anche di quella cosa che di competizione, che trans che vanno a competere con le femmine e tutte queste cose qua. Questa è una cosa allucinante, ma quello non succede solo in America, sta succedendo anche in Italia. Una cittadina di Rieti, che è una provincia di Lazio, che non c'è neanche 50.000 abitanti, stanno facendo dentro delle scuole delle competizioni tra le femmine e questi maschi di 11 anni, la quinta elementare, che dice che si sente una femmina e vuole competere con le femminucce. Allora, praticamente ha avuto questa competizione in Rieti, da quale ho ricevuto le informazioni anche delle fotografie, dove c'è questo ragazzino di 11 anni che fa la competizione con le ragazze, in Italia ragazzi, qua in Italia sta succedendo, a Rieti, e questo bambino vince, prende il terzo posto, togliendo il posto di una femminuccia che poteva anche, lasciando tutti una delusione in un voto completo. Allora, è lì che dobbiamo arrivare, è lì che dobbiamo pensare di riprendere, no? Di ripristinare la nostra società. È qua. Grazie Carina, grazie Cosimo, grazie Ugo. Noi ci vediamo domani mattina alle 8 con Raffaella Regoli. Ciao a tutti, leonesse e leoni. Oh.